Splendido weekend di Canoa Polo, ancora in quel di Bacoli con il Canoa Club Napoli, con Alessandro Scamardella, Serie A1, Girone Sud, come sta andando? Beh, grazie a tutti per essere venuti oggi qui, questa splendida manifestazione. Purtroppo il tempo ci ha graziati, però non del tutto, perché abbiamo un vento abbastanza fastidioso. Comunque due partite oggi, la prima vinta di gran lunga, 10-2, la seconda purtroppo persa per un gol contro i cugini del Canoa Irno, del circolo di Salerno. Senti, tu sei un po' il bomber, sei il bomber di questa squadra, giocatore d'esperienza, la maglia numero 10 dietro le spalle, insomma, è solo l'inizio, però sta andando bene, dai. Ci divertiamo noi, io in prima persona che sono il veterano di questa squadra, e soprattutto facciamo divertire i giovani che cresceranno e spero che quanto prima potranno calcare i campi internazionali con la nazionale e la Serie A. Una battuta anche con il presidente Avallone, vicepresidente del CONI e presidente della Federazione Italiana Campana. Allora, presidente, questa campagna che emerge sempre di più, c'è il Canoa Club Napoli, c'è Posillipo, poi c'è Irno, insomma, si migliora. Certo. Beh, io anche da più che veterano, come sono più che veterano. In realtà è sempre bello venire qui, mi sento molto a casa mia, perché il Canoa Club Napoli è un circolo che è strutturato per la polo, ma ancora di più adesso si sta organizzando nell'Olimpica, nel Dragon Boat, quindi significa che è un circolo che guarda lontano. Noi come Regione Campania chiaramente abbiamo queste società che sono società abbastanza consolidate, abbiamo un ritorno adesso anche dell'Irno, il Posillipo fa la sua parte anche in Serie A, quindi sono io onorato a essere il presidente di questi club, diciamo, perché rispecchiano un territorio che si sta sviluppando maggiormente. Un'ultima battuta, Alessandro, squadra in Serie A, squadra in Serie A1, squadra in Serie B, però invitiamo tutti a iscriversi a fare canoa, perché la canoa è uno sport sano, con il Canoa Club Napoli, non solo nella Canoa Polo, ma proprio a fare canoa. Bastasse solo il fatto che Bacoli è bagnato su tre lati dal mare, e vivere il mare non solo d'estate ma anche d'inverno è una delle cose più belle che si può fare nel tempo libero, venite almeno a provare. Ok, grazie, in bocca al lupo al Canoa Club Napoli, qui da Bacoli, grazie.